La settimana scorsa qui a Central Park West parlavamo della professionalità degli spettacoli di Broadway, accentuando come questo elemento faccia la differenza e renda unici gli spettacoli appunto che sono in scena tra la 42esima e la Broadway Avenue. Oggi voglio parlare ancora una volta di professionalità, ma parlando invece di televisione, perché è il caso di affrontare una istituzione della televisione americana e vorrei dire di ogni parte del mondo, il Saturday Night Live, uno spettacolo che si tiene ormai da 40 anni, pochi mesi fa c'erano state celebrazioni di ogni tipo sulla televisione americana e che ha cambiato la storia della televisione. It's Saturday Night Live! Si tratta, come dice il titolo, di uno spettacolo dal vivo, dove talenti di ogni tipo, non solo e non necessariamente comici, si cimentano, si mettono alla prova di fronte a un pubblico autentico e cercano di intrattenere per circa un'ora, recitando delle volte dei copioni ben studiati e delle altre volte improvvisando sul momento. E se andiamo a vedere la storia di questi 40 anni, vediamo che sono passati da Saturday Night Live i migliori talenti comici, e ripeto, non solo comici, del cinema, della televisione e del teatro americano. Sarebbe lunghissima la lista di attori e attrici. Pensate, non so, a Bill Murray, pensate a Chevy Chase, a John Belushi, a Dan Aykroyd. Belushi e Aykroyd, come Blues Brothers, più di una volta hanno interpretato degli sketch esilaranti. Lunghissima, appunto, dicevo, la lista, ma quello che interessa raccontare è come in una settimana, perché lo spettacolo va in onda ogni sabato sera, questi performer mettono in piedi uno spettacolo di assoluta perfezione professionale, dando l'impressione che stiano improvvisando. Ci sono molte leggende intorno a questo spettacolo, ripeto, ancora divertente, ancora innovativo, che in 40 anni ha cambiato la propria immagine, il proprio abito tantissime volte. Quello che rimane come costante è la capacità di ridere, di provocare, senza mai diventare ideologico. È vero che spesso gli attacchi, le prese in giro, quasi sempre intelligenti e quasi mai volgari, sono più rivolte al polo conservatore rispetto che al polo liberal, però non c'è mai la componente ideologica e non c'è mai la correttezza politica. Si irride, si provoca, ci si diverte. Quando una persona, un'istituzione merita di essere preso in giro, o anche quando non lo merita, ma si trova qualcosa per cui si può trovare un elemento comico, divertente e buffo. Alcuni comici, come ad esempio Bill Murray, Eddie Murphy, Steve Martin, sono diventati estremamente popolari al cinema. Altri invece sono rimasti a lavorare in televisione e in particolare proprio al Saturday Night Live, dove sono diventati personaggi celeberrimi, ma non per questo limitati in questa loro realtà che ha affascinato a poco non solo la città di New York, non solo l'America, ma anche il resto del mondo. E poi c'è un terzo elemento, quello di essere l'host, cioè il conduttore, intrattenitore, il protagonista di una puntata. Cosa c'è di particolarmente interessante? Che non solo è ambitissimo essere invitati ad essere l'host e a gestire un gruppo di comici di straordinaria levatura, ma chi va a fare l'host, e ultimamente è successo per esempio a Leonardo DiCaprio, tanto per darvi la grandezza dei nomi coinvolti, o molto spesso, non so, a Christopher Walken, ad Alec Baldwin e a tanti altri, ebbene, chi viene invitato va a fare qualcosa di diverso rispetto a quello per cui è famoso. In altre parole, si mette in gioco anche dimostrando di poter essere molto comico, di poter essere molto buffo e, in una sola parola, di poter essere molto libero. Un saluto da Central Park West.